visione generale del quadro macro è largamente invariata. Gli Stati Uniti rimangono la roccaforte della crescita globale e le nostre stime sul ritmo di espansione del PIL si confermano più ottimiste rispetto a quelle del consenso. In area euro il peggio dovrebbe essere alle spalle, ma le discrepanze fra i trend registrati nei diversi paesi e settori lasciano presagire una ripresa anemica. In Cina, infine, il report sul PIL del primo trimestre è stato più forte del previsto e supporta la nostra aspettativa di una crescita prossima al potenziale. Ma la domanda interna resta fiacca e non ci sono segnali di ridimensionamento delle sfide strutturali. Con riferimento alla dinamica dei prezzi, le sorprese al rialzo nei report pubblicati nel primo trimestre sono in gran parte riconducibili a fattori idiosincratici. Restiamo convinti che il processo di allentamento delle pressioni sull'inflazione sottostante prenderà slancio nel secondo semestre, in particolare nella componente dei prezzi dei servizi, ma non in modo lineare e in misura più pronunciata in area euro che negli Stati Uniti in termini di CPI core. Sul fronte delle politiche monetarie, le divergenze fra le dinamiche macro lungo le due sponde dell'Atlantico hanno lasciato il segno sull'orientamento delle banche centrali. La Fed ha dichiarato che occorrerà più tempo del previsto per raggiungere il livello di fiducia nella sostenibilità del processo disinflazionistico necessario per allentare la stretta, mentre la BCE ha offerto segnali inequivocabili di un'imminente inversione di marcia. Ci aspettiamo un primo taglio da parte della Fed a settembre o al più presto luglio e 50 basis point di allentamento complessivo entro la fine dell'anno. In area euro il ciclo espansivo sarà avviato a giugno e i tagli nell'arco dell'anno ammonteranno a 7500 punti base. In Cina la PBOC manterrà un atteggiamento accomodante, ma il potenziamento degli stimoli sarà limitato. In questo contesto, il giudizio su Treasury, Bund e BTP si conferma neutrale positivo. Le pressioni a rialzo sui tassi registrate nelle ultime settimane hanno lasciato sul campo valutazioni più appetibili e abbiamo ulteriormente incrementato il sovrappeso di duration, pur senza abbandonare l'approccio cauto e graduale giustificato dai rischi di overshooting. Lo spread fra BTP e tassi swap è rientrato nel range disegnato nell'era Meloni e ci attendiamo un consolidamento, visto l'equilibrio fra fattori di supporto ed elementi di vulnerabilità. L'approccio al mondo del credito resta contraddistinto dalla selettività e dalla preferenza per il comparto investment grade rispetto agli high yield. Ribadiamo anche la neutralità sui mercati azionari. L'indebolimento della narrativa che aveva sostenuto il rally da fine ottobre ha provocato un deterioramento del risk reward, ma la stagione delle trimestrali continua a lanciare segnali rassicuranti sulla solidità del quadro fondamentale. In un contesto di crescente rilevanza dei driver micro rispetto a quelli macro, correlazioni fra singoli titoli in calo e dispersione in aumento, il focus sulla scelta di temi, settori e titoli è molto elevato. Al momento stiamo aumentando selettivamente l'esposizione ai comparti difensivi e compriamo titoli di qualità sulla debolezza. Invariate anche le valutazioni sui mercati valutari. La divergenza fra le politiche monetarie di Fed e BCE potrebbe alimentare un'estensione del trend di apprezzamento del dollaro, ma non abbiamo target ambiziosi e la view strategica sull'euro resta costruttiva.